Ciao a tutti, oggi vi mostro come coprire una macchia di natura acquosa da un foglio di carta. In questo caso proviamo a macchiare il foglio con del caffè, come spesso succede. Lasciamo che la carta assorba il caffè per qualche minuto. A questo punto andiamo a togliere il caffè che non è ancora stato assorbito dalla carta. Cosa importante, bisognerebbe intervenire il prima possibile appena ci si accorge del danno. Prendiamo un po' di acqua e del limone. Direi 70% acqua e 30% limone. Perché prendiamo il limone? Perché il limone con la sua acidità va a sciogliere, in questo caso il caffè oppure l'inchiostro. Però dobbiamo stare attenti perché scioglie anche la carta. Quindi prendiamo un cotton fioc, lo immergiamo, togliamo il liquido in eccesso. E andiamo a tamponare soprattutto il bordo della macchia molto delicatamente, stando leggeri, cercando di evitare di bagnare il più possibile la carta. Prendiamo il nostro Scottex. Lo mettiamo sopra la macchia, lo teniamo premuto per almeno 5 minuti. A questo punto prendiamo dell'Uniposca bianco e cerchiamo di coprire nel migliore dei modi la macchia. Dopo aver fatto questa prima mano, teniamo coperto ancora con del foglio Scottex pulito la macchia per qualche minuto. E andiamo a dare una seconda mano di Uniposca. Dopo 5 minuti andiamo a dare una terza e ultima mano ancora di bianco. Lasciamo ancora 5 minuti che la macchia asciughi. Direi che ora possiamo dire che la nostra macchia è stata coperta.